certamente una città afflitta da questioni importanti di cui occorre occuparsi con il lavoro e con il gioco di squadra. Negli ultimi anni c'è stata grande sinergia con Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale. Lei è aperto comunque a parlare con tutte le squadre, diceva prima, che lottano dalla stessa parte. Temi così complessi non possono che essere affrontati con una grande sinergia. Mi risulta che il mio predecessore abbia avuto dei rapporti straordinari con tutte le altre istituzioni, con i colleghi delle altre forze di polizia, con il prefetto, con la magistratura, ma anche con la città, con gli abitanti della provincia di Napoli, e così continuerà ad essere. Di questo lei ha parlato di una attenzione ai bisogni della città, ma la differenza che c'è spesso tra i reati percepiti e quelli poi realmente registrati. Sì, le forze dell'ordine devono sempre, come è stato finora qui a Napoli, farsi carico dell'eventuale disagio delle persone, degli aspetti che loro ritengono critici per quanto riguarda la sicurezza, e questo al di là dei dati numerici che hanno una loro importanza, ma certamente non possono prescindere da cosa la gente avverte, e noi questo cercheremo di tenerlo presente. Il ministro Salvini ha promesso uomini e mezzi, è venuto qui tutti gli ultimi comitati per l'ordine della sicurezza pubblica. Nel solco di queste parole, lei? Dico anzitutto che qui a Napoli, questo lo so già da anni, opera un collettivo di lavoro straordinario, anche nelle altre forze di polizia, composto da operatori, investigatori, operatori della prevenzione di altissimo livello. Sono certo che così continuerà ad essere. Professore, la prevenzione passa anche attraverso la valorizzazione di modelli, come citava lei, quindi del Rione Sanità, no? Da implementare sicuramente in tutta la città. Sì, quando parlavo del gioco di squadra, infatti, non mi riferivo soltanto alla cooperazione tra le istituzioni, ma con tutti, con la città, con ogni organizzazione, con gli enti locali, con le municipalità, con la gente. Mi scusi, faccio la domanda della collega, lei risponde come ha già fatto, mi scuso di farlo. Lei è il figlio di Paolo. Sì, è così, ma è un argomento sul quale non mi trattengo spesso. Ultima domanda sull'albero genealogico. Nell'unica intervista credo esistente nella quale lei ha parlato del suo albero, lei ha detto una cosa che mi ha colpito moltissimo. Un padre ha lasciato un insegnamento, che si può essere poliziotti uomini e di fare sempre il proprio dovere fino in fondo. In generale i poliziotti fanno parte di una città, quindi devono tener conto ogni giorno di cosa le persone sentono, di cosa le persone avvertono, quindi questo al di là dei propri compiti più strettamente giuridici e professionali. Quindi un poliziotto deve essere ogni giorno calato nella realtà che lo circonda, deve stare tra le persone. E fare il proprio dovere. Questo lo dobbiamo per scontato. A qualunque costo. Certo. No, un consiglio è umiltà, umanità, perché le competenze dal punto di vista investigativo e di questione non ce l'ha. Ce l'ha forte, ma questa città, come avete detto, come siamo detti, io la conosco bene, conosco l'anima, perché ho vissuto già dal 1977, ho vissuto gli anni 80, con umiltà si cerca di comprendere la realtà e sicuramente anche migliorare l'apparato che c'è. Perché vedete, io dico sempre che magari tu se stai, i questori devono cambiare, massimo ogni 3 anni, perché magari tu fai tanto all'inizio, poi non ti accorgi di alcune cose che magari non devi fare, il nuovo invece le coglie subito. Questo è il valore aggiunto della nostra amministrazione, come anche nell'Arma di Carabinieri e della Guardia di Finanza, che un ricambio ogni 2-3 anni migliora le condizioni e porta sempre una ventata di nuovo, di creatività, di impegno che fa bene all'amministrazione. L'arresto di Marco Di Laura è scontato, no? Un latitante da 14 anni è per l'attività investigativa, la cattura dei latitanti è una delle cose più belle, più adrenaliniche che ci sia. Però se mi chiede la soddisfazione più grande è stata quella della cattura dei 3 assassini della Guardia Giurata. Quello è stato veramente vedere quelle immagini di bastonare a morte un uomo, un padre di famiglia, una famiglia deliziosa, bellissima, quella per me negli ultimi 2 anni è stata la soddisfazione più grande.